2.000 persone sono scese in piazza questa mattina a Nola contro l'inquinamento provocato in Campania dalle ecomafie. Sulla scia degli abitanti della cosiddetta Terra dei Fuochi, tra le province di Napoli e Caserta, dove per anni i clan della Camorra hanno sversato illegalmente ogni genere di rifiuti tossici, anche i nolani hanno manifestato per chiedere la bonifica del territorio. Partito dal centro di Nola, il corteo è arrivato ai Regi Lagni. Tra i manifestanti, semplici cittadini, studenti e anche molti medici. Siamo riusciti a dare il testimone della battaglia ai giovani. Qua ci sono l'80% di giovani che ringraziamo, che si sono finalmente scocciati e svegliati, e siamo contentissimi che questa manifestazione l'abbiano organizzata loro. Noi, come piccoli vecchiarelli, ancora abili, arzilli per continuare la battaglia, ringraziamo i giovani. Vogliamo cosa? Controllo del territorio, biomonitoraggio della popolazione, perché stiamo morendo di tumore, stiamo morendo di malformazioni e stiamo morendo anche perché ci manca una sensibilità che sta aumentando, ma dobbiamo ancora lottare. Quindi viva i giovani, viva questa grande manifestazione a Nola. Che scintilla è scoccata, secondo lei, che ha fatto partecipare tutte queste persone? Una reazione lenta durata 10 anni, però è arrivata, meglio tardi che mai, ma è solo l'inizio, perché qua bisogna smontare un intero sistema politico-criminale. Abbiamo delle istituzioni piene di politici tossici e questo non fa bene al territorio. Abbiamo comuni imbalsamati e istituzioni ferme che prendono solo atto burocraticamente di quello che sta succedendo, ma non agiscono. Questa è la cosa grave e non c'è l'azione.